Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho rispolverato il mio 486 acquistato nel 1992. Sono passati un po' di anni, gli ho ristallato un po' di roba. Spero di ricordarmi tutte le caratteristiche, soprattutto i comandi di DOS. Allora, vi faccio vedere la parte estetica. Questo è il case con unità B, quell'unità di cui quei dischi enormi, adesso non mi ricordo neanche la misura, comunque quelli strasottili che si rovinavano a tempo zero, unità classico floppy, lettore CD-ROM, e mi sembra che all'interno ci sia anche una scheda della Sun Blaster, adesso non mi ricordo bene che modello e tutto quanto, perché sono passati parecchi anni. La chiave per bloccarlo, tasto di accensione, tasto reset e tasto turbo. Due casse e il monitor mi sembra da 15 pollici, 14, boh, non mi ricordo. Se voi lo sapete, fatemi sapere. Da adesso proviamo ad accenderlo, spero di ricordarmi tutti i comandi DOS perché sono passati parecchi anni. Niente, ci vediamo fra un secondo. Andiamo ad accenderlo. Se riesco vi faccio vedere il BIOS subito, così vediamo un po' com'è. Eccolo qua. AMBIOS Setup Program e BIOS Setup Utilities. 1992 America Megatrend Inc. Onestamente non mi ricordo neanche più. Vediamo un po', no? Ora, non ricordandomi bene, è meglio che non tocco niente, perché sennò. Ah, vediamo un po'. L'hard disk è da 165 mega. Oh. Non mi ricordavo. Cilindra. Chissà quanto ha di memoria. Dovrebbe avere Windows 3.11, poi ci ho installato X3 Gold, qualche giochino, poi. Adesso vediamo un po', facciamo subito dir slash p. Ok, DOS X3 Gold, Windows Norton, Sun Blaster 16, QBasic, GPUBasic. Ciò dovrebbe essere WarStar 4, un programma di scrittura, adesso dopo andiamo a vederlo. Qualche gioco, ah, Monkey Island 1, VGA, perfetto. Qua c'è ancora, fa vedere. Il mio logo, ho fatto un logo. DBR slash NFO. Roba d'acherone, smanettone. Vecchissimo. Niente. Ok. Allora, vediamo un po'. Partiamo con X3 Gold. Questo qua penso che sia il programma più riuscito della storia. Tra l'altro in un altro mio video c'è anche il download per scaricarlo, ho fatto un video apposta per questo programma. E la cosa bella è che tu entravi dentro, potevi fare un sacco di cose che adesso non mi ricordo bene, e in più potevi vedere anche come erano fatti i file all'interno, quindi tipo questo qua, potevi vederlo mascherato, non mascherato, in formato ASCII. In esadecimale.
Altro che computer di adesso, ti durano un anno e poi si sminchiano. Gio, chiediamo un po' se parte. Crystal Caves X. Perfetto, no. Poca memoria, devo farlo partire direttamente dal computer. Allora, CD giochi. Dir CD Crystal. Dir ancora una cartella, CD Crystal. Dir CC1 dovrebbe, sì. CC1. Secondo dei miei giochi preferiti. Insieme anche a Secret Agent. Sul mio sito internet, tra l'altro che è quello vecchissimo, fatto mi sembra nel 2004, ci sono un po' di questi programmini shareware. Se siete appassionati del genere, fateci un salto. Vi lascio il link in descrizione. Ah, guarda la grafica. C'è qualcosa che non va a sta scheda video, perché c'è la grafica un po' pacca. Tutta pixelata strana. Vabbè, vediamo un po' altro, non stiamo a perdere tempo. Allora, CD punto punto, CD punto punto, CD punto punto. Vediamo il vecchio scandisk se funziona. Non dovrebbe avere niente dentro, quindi spero che faccia in fretta. Ricordate il vecchio scandisk? È un po' lunga però la situazione, sta facendo un po' lunga la storia. Ma sì, faccio fare uno scandisco che è da un po' che. Da un po' che questo hard disk non è stato controllato. Comunque non pensavo 168 mega di hard disk, pensavo un po' di meno. Questo qua è stato il mio primo computer. Cioè non mio, di mio padre. Gelosissimo. Adesso guardiamo anche la versione di DOS perché mi sembra che sia 6.22. Però anche lì non ci ho neanche fatto caso.
dire, non so che dire onestamente. Devo. A livello sensazioni, bei ricordi, nel senso un po' di nostalgia. Più che altro perché qua una volta con questi computer comunque devi imparare tutti i comandi. Diciamo che mi davano più soddisfazioni a differenza di questi che comunque ormai è tutto preimpostato, è tutto veloce. Qua, sai, c'è un problema, un errore di qualche file, devi fare lo scan disk, avevi tipo quell'ansia, speravi che andasse tutto bene, mentre invece adesso non lo so, una sensazione particolare. Ho piacere comunque di sapere che funziona ancora, nonostante l'abbia acquistato nel 1992. Mi ricordo anche quanto l'aveva pagato mio padre, mi sembra 2-3 milioni. Basta. Visualizzare registro. Qua non dice. Vediamo che versione è DOS, va, perché non mi ricordo. 6.20. Vediamo se riusciamo a far partire Monkey Island. M1 VGA Monkey dovrebbe partire con la Sun Blaster in automatico. Vediamo un po'. Ah, qua il mouse non funziona. Non so perché. Penso che dobbia mettere qualche driver, però sto mouse è talmente vecchio che non so neanche dove è il floppy, quindi. Con Windows dovrebbe funzionare invece. Dopo facciamo partire Windows, gli diamo una rapida occhiata. Aprire. Lo Scumbar. Se mi ricordo bene, qua c'è un pirata dove faceva pubblicità. Parlare con pirata.
Qua faceva pubblicità Loom, un altro gioco della LucasArts. Hola. Però questo pirata diceva solo hola, però se dicevi allora parlami di Loom. Vuoi dire l'ultima opera? Brand pubblicità. Ask me by Loom. Sto pirata era messo qua soltanto, cioè non serviva niente al gioco, solo per pubblicizzare il gioco. Stato bello parlare con te. Vai, neanche ora. Diamo un'occhiata a Windows. CD punto punto, CD punto punto, Win. Nel 93 Windows. Ecco qua. Allora, vediamo un po' se mi ricordo. Ah, file manager. Tutte le cartelle. Ah, CD-ROM, MS-DOS, CBA, 4 drive. Una volta si poteva modificare, mi sembra, anche il file config o file system e potevi aggiungere un'unità della RAM, quindi te potevi salvarti la roba sulla RAM, e ovviamente quando spegnevi il computer ti si cancellavano i dati dentro. Ah no. Come si fa per andare nelle altre icone? Ah, ecco qua. Avvio giochi, vediamo un po'. Ah, solitario. È solitario vecchissimo. Penso che sia stato uno dei primi solitari che ha fatto. Se dico qualche cavolata, comunque nel video correggetemi, accetto qualsiasi consiglio, anche critica, non abbiate pietà, basta che non offendete soltanto le persone. Adesso si chiama Prato Fiorito, una volta era Campo Minato, si vede che era troppo violento il nome, quindi. Avvio, accessione, applicazioni, vediamo un po' cosa c'era. Cubasic. Print Hello World. F5 Hello World. Tanto ho sbagliato. Poi volendo mi sembra, se mi ricordo bene, si poteva mettere anche un colore. Color 2 dovrebbe essere verde. Poi c'era tipo forse play e mettevi tipo dei suoni a caso, cioè delle lettere. Anche bello Cubasic, ci passavo le giornate, ma alla fine non ho mai concluso niente. Sound Blaster. Ah, il mixer. Ah, non mi ricordavo questa.
Creative Mixer. Wave Studio. No, potevi registrare, però non c'è un microfono, quindi penso che non funzioni. Meno che non ci abbia il microfono integrato, ma non penso. Poi che ci abbiamo d'altro? Volevo andare a vedere un attimino le impostazioni. Accessori, ah, calcolatrice, schedario, mappa caratteri, orologio, orologio del paleolitico, lettore multimediale, registratore, schedario. Non so cosa sia, speriamo che non mi cresci il computer. Boh. Ah, forse questo qua sono i driver del mouse. Mouse vecchissimo, due rotelle. Con la pallina. Credo che sia. Oh. Ah no, 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 no. È questa cosa qua che non sono mai riuscito a collegare. Anzi, se sapete come funziona, se sapete darmi un consiglio. Dovrebbe essere tipo una sorta di tipo joystick. Ma neanche tipo joystick, era un gioco di flipper, però avevi, diciamo, le manopole. Aspettate, vi faccio vedere. Scusate il casino. Beh, questa presa qua dovrebbe essere una presa seriale, se non mi sbaglio. E in più c'erano queste cose qua che le potevi attaccare al tavolo, alla scrivania dove giocavi, e le usavi tipo flipper. Tipo per stimolare la cabina di gioco del flipper. Non sono mai riuscito a usarlo. Ci dovrebbe essere anche un floppy dentro, che tra l'altro non c'è. Ma questa è un'altra storia, se riuscirò a farlo funzionare farò un altro video. E niente. Che fare ancora? Ah, pannello di controllo, ultima cosa. Stampante. Suoni. Desktop. Screensaver. Ah, lo ricordate questo? Screensaver vecchissimo. Che ricordi. Poi mi sembra che c'era anche Black Screen Marco. Cos'è Marco? Ah, la scritta. Dai, niente. Il video mi sembra che sia durato anche fin troppo. Ragazzi, se sapete, volete darmi qualche consiglio, dire la vostra opinione, farmi vedere anche dei vostri video, sono tutte cose ben accette. Vi ricordo di mettere like, di iscrivervi al mio canale e condividere. Ciao ragazzi, alla prossima, spero che il video vi sia piaciuto.